Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it. Oggi voglio parlarti di sicurezza. Se segui questo blog da un po', saprai che è un tema al quale tengo molto. Oggi voglio farti ragionare su una cosa molto importante, che è il tipo di montaggio che ti viene fatto quando si parla di sicurezza. Ovvero, chi ti mette in casa quando parliamo di sicurezza. Ti voglio raccontare una cosa che è successa a due miei clienti, Paolo e Francesca, che li ho incontrati per la prima volta prima di Natale, qui a Gambettola, in questa sala mostra, e mi hanno raccontato quello che gli era successo. Praticamente loro cosa hanno fatto? Sono andati in viaggio a festeggiare i 20 anni di matrimonio alle Maldive, tra l'altro posto bellissimo che consiglio di andare, e dopo un po' che erano lì, sua mamma li chiama perché li avvisa che un ladro era entrato nel loro appartamento. Vacanza rovinata, serenità persa, e con l'andare nel tempo anche un po' di dubbi su tutto quello che era successo prima. Facciamo un po' il punto della situazione. Loro praticamente un paio di mesi prima avevano sostituito gli infissi, i vecchi infissi in legno, con dei nuovi infissi in PVC e si erano affidati a un venditore locale che gli aveva mandato dei posatori esterni, dei quali uno dei due era un personaggio un po' strano, non so, c'era qualcosa che si guardava molto attorno così, tant'è che questo cliente, questo Paolo, gli ha chiesto: ma sei italiano? Il venditore degli infissi gli ha scavalcato, gli ha risposto prima di lui: sì, italiano. In realtà poi è venuto fuori che viveva in un campo nomadi o qualcosa del genere, non che ci sia niente di male, per carità di Dio, però era qualcosa come se fosse tenuta nascosta. Fatto sta, dopo tutto quello che è successo, i carabinieri vanno a fare tutti i rilievi del caso per fare la denuncia e vedono delle cose un po' strane, a che gli fanno capire che probabilmente i due fatti, la sostituzione degli infissi e il furto, avevano delle correlazioni, c'era qualcosa che li accomunava. Perché il furto come è avvenuto? Appartamento al secondo piano, zona tranquillissima dove non è mai successo nulla, e attrezzi presi nel garage, tra i quali un'ascia, direttamente al secondo piano dove praticamente aveva l'appartamento questo signor Paolo. Capisci che è una cosa un pochettino strana, troppo colpo sicuro, mai successo niente, vai proprio lì, poi fai il più difficile al secondo piano, puoi fare il piano terra, puoi fare il piano primo, non lo so, c'era qualcosa che non quadrava. Tant'è che la mamma, che viveva in un appartamento lì vicino, quando ha visto il suo cagnolino che abbaiava, che faceva delle cose strane, ha preso su, è andata fuori dalla porta. Il Paolo se n'è accorto e ha visto uno dei ladri che usciva, e nell'uscire l'ha anche scontrata, l'ha urtata, che Paolo mi ha detto: guarda, ho avuto una gran paura per mia mamma, pensa a cosa poteva succedere, e ha ragione. Sto cane poi dopo li ha inseguiti, mi ha raccontato giù per le scale, di fuori nel giardino, e c'era un muro, una recinzione, non mi ricordo bene, alto 2 metri, fatto bene, l'ha scavalcato come se niente fossero, perché poi era venuta fuori dell'altra gente nel frattempo. Erano in tre, uno dentro che faceva il Paolo, uno fuori che faceva il Paolo e uno dentro l'appartamento. Con questo cosa ti voglio dire? I fatti sono spiacevoli e quello è chiaro per tutti. E quello che ti voglio dire è: bisogna stare attenti a chi ci si mette in casa, e questo è il punto della situazione. Questo titolare, questo venditore, praticamente quando Paolo è andato a trovarlo, perché poi gli ha chiesto delle inferriate, si voleva sentire in sicurezza, gli ha detto: oh, che strano, pensa che dopo qualche mese che faccio gli infissi, quasi tutti i miei clienti mi richiamano per fare le inferriate. Che strano, Io credo che lui sia buona fede, per carità, perché se fosse in mala fede non andrebbe a dire una cosa del genere. Probabilmente lui non sa quello che fa uno dei suoi dipendenti, no, dipendenti dei suoi artigiani, perché poi sono delle squadre di pose esterne. Però dico anche: ma che razza di gente mandi a casa dei tuoi clienti? Noi alla Bisacchi abbiamo tutta gente interna, tutti i tecnici interni, gente che è con noi da 20 anni, gli stessi ragazzi che costruiscono le inferriate, costruiscono le finestre, sono quelli che vengono a casa tua, gli puoi lasciare le chiavi di casa, come fanno tantissimi nostri clienti che hanno bisogno di lavorare, molti sono imprenditori, non hanno tempo di stare tutto il giorno, stanno qualche ora la mattina, vedono come vanno e poi tornano la sera, a casa meglio di come l'hanno trovata. Non sono mai successi fatti di questo genere. Quindi, sicurezza importante, prodotti importanti, montaggio importante e chi ti metti in casa molto importante. Attenzione a sottovalutare questo aspetto, perché si rischia di farsi male. Con questo ti saluto. Se hai bisogno di sicurezza, sai che noi Bisacchi siamo molto esperti, facciamo questo lavoro da oltre 46 anni con la stessa partita IVA. Se ti serve il nostro aiuto, www.bisacchi.it o blogbisacchi.it, o compila il form che trovi qui sotto. Ciao e al prossimo video.